Ciao a tutti, sono Fit Greta e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi insieme faremo una lezione di Pilates per gli addominali con l'elastico. Ho chiamato questo workout operazione six pack perché andremo in particolare a lavorare sul retto dell'addome. Quindi se sentirai gli addominali bruciare, lascia qua sotto una tartaruga. Questo allenamento lo eseguirò con l'elastico. Se non ce l'hai, puoi comunque eseguire gli esercizi a corpo libero. Prima di iniziare però ti ricordo la mia scuola di Pilates online. Ti lascio giù nell'info box nella descrizione di questo video il link che ti porterà direttamente al mio sito, dove potrai scegliere il percorso di Pilates più adatto a te in base ai livelli e agli attrezzi. Quindi ora prepariamoci e iniziamo. Mettiti sul tappetino e assumi una posizione comoda. Iniziamo con un po' di mobilità articolare e partiamo con il collo. Mantieni le spalle abbassate, la schiena eretta e disegniamo delle circonduzioni. Inizia a muovere la testa lentamente, disegnando dei cerchi piccoli. Se senti dolori o fastidi, rimpicciolisci il cerchio. Se senti invece dei rumorini senza dolore, allora continua, non ti preoccupare. Ancora due cerchi in questo senso. E l'ultimo cambia senso. Inspira quando sale il mento ed espira quando scende. Uno. E due, tre, quattro e l'ultimo, cinque. E tieni la testa ferma al centro. Andiamo con le spalle, mani sulle spalle, circonduzioni. Uno, e due, tre, quattro e cinque. Cambia senso, cinque, quattro, tre, due e l'ultimo, uno, braccia lungo i fianchi, inspira e le porti in alto. Adesso scendi un solo braccio e si va in flessione laterale. Mantieni le spalle abbassate, le ossa dei glutei ben impiantate a terra e senti la parte laterale del busto che si allunga. Inspira e cambia lato. Ancora inspira e andiamo in una flessione un pochino più profonda. Inspira al centro, cambia lato, ritorna ora al centro e lascia le braccia morbide e rilassate. Iniziamo in quadrupedia a scaldare un po' il corpo, in particolare gli addominali, e mettiamo già l'elastico alle ginocchia, al di sopra delle rotule, e posizionati appunto in quadrupedia. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Ruota le dita dei piedi. Immagina di avere il solito bicchiere pieno d'acqua sulla schiena, stacca le ginocchia da terra e solleva leggermente il bacino e riappoggia a terra le ginocchia in modo delicato. Sguardo sempre tra le mani. Vai, sali e stacca. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ancora 8, 9 e 10, rimani con le gambe sollevate, piegate, ginocchia che sfiorano terra, apri le cosce, quindi tira l'elastico e ritorna senza abbassare le ginocchia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tira forte l'elastico, 7, 8, 9, 10, cosce pari. Adesso senza scendere con le ginocchia, solleva il bacino, abbassa i talloni da terra. Ritorniamo in quadrupedia senza appoggiare le ginocchia, piega le gambe. Sali, spingi in giù i talloni e ritorna in quadrupedia. Ancora 8 così. Ogni volta che stendi le gambe, spingi il busto verso le cosce. E ancora 6. I talloni cercano il pavimento, 7, no erano 5, 4, piatta la schiena quando torni con le gambe piegate, 3, 2 e 1, ginocchia piegate, appoggiate e ruota le dita dei piedi, ti siedi sui talloni e sciogli un attimo i polsi.
Adesso ritorniamo sempre a piegare e stendere le gambe, questa volta passiamo da un plank classico. Quindi ritorna con le mani sotto alle spalle. Adesso stendi entrambe le gambe e siamo in plank. Le gambe sono separate per tenere l'elastico in tensione. Addome forte, ora piega le ginocchia, tocca terra, quindi siamo come se fosse una posizione di push up facilitato e ristendi le gambe in plank. Come sempre, bicchiere pieno d'acqua. Sulla schiena non deve cadere neanche una goccia. Sguardo a terra. Vai, allunga. Uno, e piega. Due, il pavimento scotta, quindi non ti appoggiare comodamente. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Rimani 10 in plank. Immobile qui la posizione, addome stretto. Adesso fai un passo con la gamba destra in fuori, ritorna al centro, gamba sinistra, ritorna al centro. 1, 2, tira bene l'elastico e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ginocchia appoggiate. Ti siedi sui talloni e sciogli i polsi, sciogli anche le spalle e il collo se ti danno fastidio e respira profondamente. Adesso siediti, togli l'elastico dalle ginocchia e lo tieni sulle braccia, esattamente al di sotto dei gomiti. Ci posizioniamo seduti sul tappetino con le gambe piegate e separate come le cosce, pronti per half roll down. Braccia altezza larghezza spalle, spalle lontane dalle orecchie, curva C della schiena. Inspirando scendi con le prime vertebre, trattieni il fiato ed espirando risucchia l'ombelico e torna su. Inspira scendi ed espira sali. Ancora tre così, ogni volta cerca di scendere una vertebra in più. Ancora due. E l'ultimo, uno. Continuiamo questo movimento, ma adesso la schiena si raddrizza quando si ritorna. Inspira, scendi, trattieni il fiato ed espirando raddrizza la schiena e porta le braccia in alto. Scendi, inspira, trattieni ed esci. Braccia altissime, senti i dorsali che si attivano. Ancora 3 e 2. L'ultimo 1. Ritorna con le braccia altezza spalle, spalle rilassate, schiena leggermente inclinata indietro. Facciamo un twist. Le braccia sono tese, l'elastico in tensione. Gira il busto da un lato, sfiora il pavimento e gira dall'altro. 1, 2, le cosce sono ferme, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Torna al centro, lentamente ti sdrai a terra e rilassi le spalle, le braccia e l'addome. Mantieni sempre le gambe piegate separate e i talloni ben lontani dai glutei. Le braccia sono alte e adesso completiamo il roll up, quindi lo facciamo completo, partiamo con gambe piegate. Da qua si inspira, espirandosi solleva il busto, una vertebra dopo l'altra, raddrizza la schiena come abbiamo fatto nell'esercizio di prima e si ritorna a terra. Vai, ancora 5, 1, sali senza frustare il movimento, risucchia l'ombelico e attiva l'addome. 2 e 3 e 4, l'ultimo e 5, raddrizza la schiena, ti sdrai a terra e questa volta allunga le gambe. Saliamo ora in una sorta di full crunch che è praticamente un teaser facilitato. Faccio prima vedere il primo, quindi da qua si sale con il busto come abbiamo fatto adesso, ma nello stesso momento piega le gambe, solleva i piedi, siamo in posizione di equilibrio sui glutei e si ritorna a terra. Ne facciamo 5, vai e 1. Ancora 2
aiutati bene con la respirazione, risucchia l'ombelico in salita, e 3, ancora 4, l'ultimo, e 5, rimaniamo qua, in equilibrio, non abbassare i piedi, rimani fermo, salgono le braccia al soffitto e ritornano davanti alle spalle, vai 1, e 2, attenzione a non muovere la schiena, 3, e 4, e 5, braccia davanti a te. Adesso torsioni, twist come abbiamo fatto prima, sfiora terra e cambia lato, 1, 2, 3, l'elastico è sempre in tensione, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, al centro, appoggia i piedi e lentamente srotola la schiena, togli l'elastico dalle braccia e rilassa le spalle e il collo. Molto bene, posiziona adesso l'elastico al di sopra delle ginocchia e lavoriamo prima in crunch classico, quindi tieni l'elastico in tensione, non deve essere super tirato ma neanche molle. Le mani sono alla nuca, ora l'elastico non ci serve a nulla, lavoriamo in crunch semplice. Inspira da qua ed espirando solleva la testa, le spalle e la punta delle scapole e ritorna giù. Senti l'addome che si strizza bene. Vai 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, strizza forte l'addome, 8, 9, 10, rimani su con testa e spalle, adesso stacca le scapole e le riappoggi, piccola contrazione, piccina, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, appoggia testa e spalle, gambe piegate e sollevate, l'elastico è tirato, è in tensione anche qui, quindi le cosce sono separate. Ripetiamo i crunch classici, inspira e sali, 1, stacca sempre le scapole, se non stacchi le scapole l'addome non fa il lavoro completo e quindi il lavoro lo sentirai molto più leggero. Ancora 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, rimani su, piccole contrazioni anche qui, 1, 2, 3, stacca le scapole, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, appoggia testa e spalle, gambe al petto, respira un attimo, ma torniamo con le gambe in tabletop per il prossimo esercizio, quindi gambe a 90, da qua inspira, espirando sali in crunch, quando inspiri e scendi con testa e spalle, un piede sfiora terra, ritorna in crunch, gambe in tabletop, scendi a terra, il piede, l'altro sfiora terra, quindi alterniamo questo movimento, vai, crunch, due gambe a 90, scendi e scende un piede, crunch, gambe a 90, cambia piede, ok, ne facciamo 8 da ora, 1, 2, butta fuori l'aria salendo, 3, ricordati sempre la punta delle scapole, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendi con testa e spalle, adesso scendono anche i piedi a terra, solo le punte dei piedi, sali sia con le cosce che con testa e spalle, quindi crunch e ritorni a terra con testa e spalle e con le punte dei piedi, attenzione alla zona lombare, se senti che ti si alza molto abbassa finché senti che la tua schiena è tutta incollata a terra, altrimenti tieni le gambe ferme e continua con il crunch, quindi si parte con i piedi giù e si sale in crunch, vai 1, 2, 3, 4, 5,
stacca le scapole, vai in 6, 7, 8, 9 e 10. Appoggi i piedi a terra, tieni i piedi chiusi. Sempre con l'elastico, questa volta non in tensione ma tirato, perché abbiamo appunto i piedi chiusi ma le cosce ben separate, talloni lontani dai glutei, braccia alte. Saliamo in un crunch un po' più spinto, non è un sit-up, non è un crunch, è una via di mezzo. Faccio vedere da qua, si inspira, espirando si solleva fino a metà schiena e si ritorna a terra. La difficoltà sta nel tenere sempre l'elastico tiratissimo. Vai e sali, 1. E 2, andiamo a sfiorare con le mani l'elastico, 3, 4, controlla che sia tiratissimo, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, rimani su con testa e spalle, braccia in avanti e adesso vanno le cosce, tira l'elastico e ritorna, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cosce unite, lentamente appoggia testa e spalle, gambe al petto e rilassa tutta la schiena, tutto l'addome e l'upper body. Respira. Ora sposta l'elastico e lo posizioni sulla pianta del piede, di entrambi i piedi. Ritorna con le gambe, le mani alla nuca, le gambe a 90. Continuiamo con i crunch, ne ripetiamo 10 come prima, classici, e le 10 piccole contrazioni. Inspira e vai, sali. 1, 2, stacca sempre le scapole. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 e 10. Ritorna su con testa e spalle. Piccole contrazioni e sali. 1, 2, vai, stringi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Riposa a terra, respira. Usiamo ora le gambe, partiamo con una versione di single leg stretch, quindi gambe a 90, testa e spalle sollevate. Da qua allunga una gamba in avanti, quando ritorni con le gambe a 90, testa e spalle scendono. Sale l'altra, sale il busto, l'upper body, e allunghi l'altra gamba e ritorni. Continuiamo ad alternare, quando la gamba si stende, sali con le spalle. Vai, 10 da ora. 1. 2, tira forte l'elastico, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ricordati sempre le scapole che si staccano, 9, 10, due gambe piegate al petto, solleva testa e spalle, vanno solo le gambe in double leg stretch, allunga le gambe in avanti e le ripieghi, elastico in tensione, 1, 2, stendi al massimo le gambe, 3, 4, 5, 6, gli ultimi 7, 8, 9 e 10, gambe al petto, testa e spalle a terra, sciogli le gambe, l'addome, le spalle e il collo. Mantieni qua l'elastico sui piedi, ritorna con i piedi a martello, mani sotto i glutei per l'overlift. Allunga le gambe alte, piedi a martello, elastico in tensione, non deve cadere. Mantieni tutta la schiena appoggiata a terra, inspirando abbassi le gambe ed espirando ritorni a 90 gradi. Abbassa finché la tua schiena te lo consente, quindi puoi scendere di un centimetro come puoi scendere fino a sfiorare terra. Liberissimo di fare la tua versione, basta che tu senta la schiena ben aderente al suolo. Andiamo, inspira ed espira, torna, 1.
due, tre, quattro. Risucchia bene l'ombelico quando ritorni. Cinque. E butta fuori l'aria. Sei. Sette. Vai che sono gli ultimi. Otto. Nove. Ancora uno. E dieci. Piega le gambe al petto. Mani sulle ginocchia e rilassa la schiena, l'addome e le gambe. Adesso prendi l'elastico e lo posizioni su un solo piede. L'altra gamba rimane a terra piegata, l'elastico rimane sul piede e tenuto con due mani. Lavoriamo in teaser. Allunga la gamba in alto, cerca di stenderla più che puoi, inspirando portala verso il naso, aiutandoti con le braccia, ed espirando la gamba tesa si abbassa, si alzano la testa, le spalle e arriviamo seduti. Quando siamo seduti cerchiamo di allungare la schiena e di portare le mani verso il petto. Inspirando gobba, si scende e spingi la gamba verso il naso. Ne facciamo 5 da ora, vai, 1. Allunga la schiena, apri il petto e riscendi. Ancora 2. E vai, tre. Gli ultimi. E quattro. E ancora uno. Cinque. Allunga. Riscendi con la schiena. Piega la gamba al petto. Cambia gamba e ripetiamo tutto con l'altra. Mani sull'elastico. Rilassa il collo e le spalle e allunga la gamba. Inspira e portala verso il naso. Espirando, abbassa la gamba, solleva la testa, le spalle, una vertebra dopo l'altra, allunga la schiena, apri il petto e riscendi. Vai e due. Attenzione anche alle spalle lontane dalle orecchie. Tre. E vai, quattro. L'ultimissimo e 5, apri bene il petto e lentamente srotola la schiena e ti rilassi. Appoggia l'elastico a terra, gambe tese a terra, braccia oltre la testa e ti stiracchi un attimo qui. Respira profondamente. E adesso porta le gambe al petto, mani sulle ginocchia, inspira. Ed espirando ti dai una spinta e ti sollevi. Giriamo ora in quadrupedia e andiamo ad allungare bene l'addome. Partiamo col gattino, quindi mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, fai una gobba, inspirando. Ed espirando allunga l'addome, apri il petto e solleva i glutei. Inspira. Ed esce. Ancora l'ultimo con questa respirazione. E invertiamo la respirazione. Inspira da qua. Ed esce, gobba. In, apri il petto e senti l'addome che tira. E l'ultimo. Espira. Schiena piatta e neutro, allunga le gambe dietro in plank, non ci rimaniamo ma andiamo a sdraiarci a terra. Quindi con calma scendi al pavimento, appoggia il petto, la pancia e le gambe, allontana leggermente le mani, solleva il petto, se riesci anche l'addome, mantieni le spalle abbassate e senti tutta la parete addominale, in particolare il retto che si allunga e tira. Sali quanto riesci, se vuoi anche pochi centimetri oppure anche quasi a 90 gradi. Lentamente scende il petto, mani sotto le spalle, ti dai una spinta, ti sollevi e siamo in rest position. Rilassa le braccia lungo i fianchi e respira profondamente. Lentamente srotola la schiena. Tira dritti,
sei al centro del tappetino, porta le braccia in alto e ti allunghi, e adesso allunga leggermente da un lato, al centro, cambia lato, al centro, inspira ed espirando molla tutto, e abbiamo terminato la nostra lezione di Pilates. Se questo allenamento ti è piaciuto, ti ricordo di mettere un like, di lasciare un commento e, se hai sentito bene gli addominali lavorare, anche una tartaruga, di iscriverti al mio canale per non perdere le prossime lezioni, e noi ci vediamo sempre qui domenica con la replica della live che farò sabato mattina su Instagram e settimana prossima con un nuovo video. Ciao!